proviamo a risolvere il problema di partenza usando il metodo simbolico. Quindi abbiamo messo a punto questo strumento, lo utilizziamo per risolvere il problema che ci siamo posti dall'inizio. Allora, cancello qui. Che significa usare il metodo simbolico per risolvere quel problema? Allora, prendiamo le sinusoidi, che sono scritte là, facciamo la corrispondenza e lavoriamo sulle funzioni complesse. Allora, abbiamo C di t, che è radical 2v seno di omega t più beta, facciamo corrispondere, abbiamo detto, lo chiamiamo vc segnato t, uguale radical 2 di elevato a j omega t più beta. Ho fatto la solita corrispondenza. La quantità è di t, faccio corrispondere e grande segnato di t uguale radical 2 e elevato a j omega t più alfa. Ho fatto la solita corrispondenza. Adesso lavoro su queste funzioni complesse del tempo, quindi scrivo l'equazione che abbiamo messo prima sul tappeto in termini di queste funzioni complesse del tempo. Allora, questa è l'equazione da scrivere. Allora, in termini di funzioni complesse del tempo, dvc in dt come si scrive? Abbiamo detto prima, dobbiamo moltiplicare per g omega, quindi al posto di dvc in dt scriverò j omega vc segnato in t. Questo è il corrispondente alla derivata temporale. Vi trovate? Vi trovate? Più a combinazioni lineari corrispondono a combinazioni lineari, quindi diciamo faccio semplicemente l'analogia per dire, qui ho vc segnato di t diviso tau. Quindi a questo corrisponde questo, ok? A questo corrisponde questo, moltiplicazione del gioco. A questo corrisponde questo. No, ma sono dei selvaggi. Devono passare di qua, prima. Vabbè. Allora, dicevo, questo corrisponde questo, a questo corrisponde questo, e vabbè, il termine noto è segnato di t sul tau. Ok, vabbè, questo fa, ho applicato il metodo a questa equazione. A questo punto uso la semplificazione di avere algebrizzato la derivata, perché io qui ho delle operazioni algebriche da fare su vc segnato di t. In particolare io posso mettere in evidenza, perché questa è una moltiplicazione per costante, quindi avrò j omega più 1 su tau vc segnato di t uguale e segnato di t diviso tau, ovvero ancora dividendo per questo numero vc di t uguale e di t diviso 1 più j omega tau. Ho moltiplicato per tau prima e secondo numero. Praticamente ho risolto il problema, adesso vi faccio vedere gli ultimi passaggetti, ma ho risolto il problema, ho trovato questa funzione complessa del tempo in funzione di quantità note, qua è tutto noto, quindi ho trovato la mia incognita. Vedete cosa ho sfruttato? Il fatto di aver algebrizzato la derivata mi permette di mettere in evidenza, di dividere e trovare in maniera esplicita direttamente la soluzione. Io qui mica potevo farlo, mica potevo mettere in evidenza, c'era una derivata di mezzo, non potevo farlo. Qui lo posso fare perché ho algebrizzato la derivata. In particolare, volendo fare il calcoletto, vabbè, mi appoggio all'altra parte, per pazienza, se no qua devo fare. Ce l'ho qui.
volendo terminare e finalizzare il calcoletto, semplicemente io troverò, allora, al posto di un C ci metto la sua espressione, radical 2 V elevato a J omega T più beta, uguale, radical 2 E elevato a J omega T più alfa, diviso 1 più J omega tau. Ok? Vabbè, semplicemente così. A questo punto radical 2 lo elimino, V elevato a J omega T elevato a J beta, ho usato la proprietà degli esponenziali che ben conosciamo, uguale E per E elevato a J omega T elevato a J alfa, diviso 1 più J omega tau. Ovvero, semplificando qui, ho V elevato a J beta uguale E per E elevato a J alfa diviso 1 più J omega tau, che mi esprime V e beta in funzione di quantità nota. Per esempio, se io faccio il modulo di primo e secondo, questi sono numeri complessi a questo punto, no? Sono numeri complessi assegnati. Per cui, se io faccio il modulo di primo e secondo membro, il modulo del primo membro che cos'è? È pari proprio a V, no? L'esponenziale è un modulo unitario, abbiamo detto prima. Uguale, modulo del secondo membro, che è modulo del numeratore, cioè è grande, diviso il modulo del denominatore. Modulo del numero complesso, l'abbiamo ripetuto prima, radice quadrata del quadrato della parte reale, 1, più il quadrato del coefficiente dell'immaginario, omega quadro, tau quadro. Guarda caso, esattamente lo stesso risultato trovato prima. Vedete? Con uno sforzo che è una frazione infinitesima, chiaramente. Ho dovuto fare una divisione, visto che devo fare. E così analogamente beta, allora beta viene la fase, sarebbe la fase di questo numero, l'argomento di questo numero complesso. Viene fuori l'argomento del numeratore, cioè alfa, quindi beta, uguale all'argomento del numeratore meno l'argomento del denominatore. Ricordate le proprietà dei numeri complessi. Quando faccio la divisione dei numeri complessi, devo dividere i moduli e sottrarre le fasi, gli argomenti. Quindi devo sottrarre alla fase del numeratore la fase del denominatore, che è l'arco tangente di omega tau diviso 1. Esattamente quello che sta scritto là. Quindi con delle semplici manipolazioni sui numeri complessi riesco a trovare immediatamente, con uno sforzo minimo, la soluzione del problema. Una volta che io so V e beta, da questa funzione qui torno indietro facendo il coefficiente dell'immaginario e trovo la soluzione del problema. Ok? Ricordiamoci che poi alla fine vogliamo sempre con la sinusoide, no? Quindi dobbiamo sempre poi tornare indietro. È chiaro per tutti? Avete seguito? Ci sono dubbi? Questo, vedete, è semplice, però va capito a fondo, perché sennò poi costruiamo un castello su cose, su basi poco solide. Perché a questo punto, se questo ragionamento che abbiamo fatto è chiaro, cerchiamo di generalizzare quanto abbiamo trovato in questo caso semplice. Qui abbiamo usato l'approccio di partire dall'equazione differenziale e usare questo metodo simbolico per risolverlo con questi passaggetti che abbiamo visto. Ok? Un modo ancora più rapido di fare è quello di trovare una rete equivalente a quella di partenza ai fini del calcolo del regime sinusoidale. Così come abbiamo fatto nel caso costante ieri, vi ricordate? Abbiamo detto, se voglio la soluzione del regime costante, io posso anche risolvere una rete in cui lascio aperti i condensatori e cortocircuito gli induttori. Trovo in quel modo la soluzione di regime costante. Qui voglio fare una cosa analoga, voglio trovare una rete equivalente a quella vera di partenza ai soli fini del calcolo della soluzione di regime sinusoidale. Chiaro? Quindi questo è il mio obiettivo. Quindi usare sempre questo metodo simbolico per andare ancora a fare una semplificazione ulteriore, cioè senza passare neanche dall'equazione differenziale. Quindi sempre più semplice. Allora, qual è il concetto? Allora, a questo punto cancello qui, scusa questa lavagna qua. Posso cancellare qua?
punto, quindi, per generalizzare, lavoriamo sul modello matematico nella sua massima generalità, che ricordiamo è fatto dall'equazione, della legge di Kirchhoff e le caratteristiche. Allora, legge di Kirchhoff alle correnti, A per I uguale 0, non sto qui a ripetere cos'era e così via, legge di Kirchhoff alle tensioni, B per V uguale 0, caratteristiche. Qui siamo in situazioni in cui ci sono i bipoli dinamici, come sappiamo, quindi le caratteristiche assumeranno una forma, vi ricordate, M1 di I di T più M0 per I più, scrivo qua di seguito, N1 per V di T più N0 per V uguale a un certo termine noto B. Questo è il modello matematico. Vi trovate? Allora, adesso dobbiamo trasformare questo modello matematico secondo il metodo simbolico. Quindi applichiamo il metodo simbolico che abbiamo visto nel caso particolare un minuto fa a questo caso generalissimo, che rappresenta un qualsiasi circuito di quelli di interesse. Allora, che devo fare? Devo fare la corrispondenza, come prima cosa, fra le funzioni sinusoidali e le funzioni complesse del tempo. Allora, il vettore I che sta lì nelle equazioni, è il vettore delle correnti I1 di T, I2 di T e così via, I con L di T, ok? Noi siamo interessati alla situazione di regime sinusoidale, quella cioè in cui tutte le grandezze, quindi in particolare tutte le correnti, sono sinusoidi hanno una stessa pulsazione, che è quella dei generatori. Ovvero avrò radical 2 I con 1 seno di omega t più alfa con 1, radical 2 I con 2 seno di omega t più alfa con 2, eccetera, eccetera. Non me le fate scrivere altro, insomma, ci siamo capiti. Ok? Questo è il vettore delle mie correnti che voglio determinare per la mia soluzione di regime sinusoidale. Ad esse faccio corrispondere le funzioni complesse del tempo che abbiamo visto. Quindi introdurrò adesso un vettore di funzioni complesse del tempo. Quindi ci metto un segno sotto per dire che è un vettore, un segno sopra per dire che sono funzioni complesse del tempo, che sarà radical 2 I con 1 è elevato a j omega t più alfa con 1, radical 2 I con 2 è elevato a j omega t più alfa con 2 e così via. Queste saranno, scusate, fatemi scrivere anche, sarà quindi un vettore fatto da I con 1 segnato di t, I con 2 segnato di t, eccetera eccetera, che hanno queste espressioni qua, ok? Quindi qua questo è il vettore delle funzioni complesse del tempo, la cui espressione esplicita è questa qui. Qui ho fatto la trasformazione, quello che prima ho fatto per due grandezze l'ho fatto per tutte le correnti e poi analogamente per le tensioni, non me lo fate scrivere, viene fuori la stessa cosa. Siamo d'accordo? Ecco, allora, come si trasforma, avendo fatto questa corrispondenza, il modello matematico di partenza? Facciamo questa corrispondenza. Allora, legge di Kirchhoff alle correnti. Allora, io qua ho A per I uguale 0. In altri termini, facciamo un esempio qui, giusto per rimanere sul concreto. Allora, vi potrei dire, anzi, facciamo così, ve lo dico e poi dopo vi faccio il caso particolare. Le leggi di Kirchhoff alle correnti prevedono di fare delle combinazioni lineari di correnti e imporre che siano pari a zero. Matrice per vettore uguale a termine 0, termine modulo 0. Poiché la combinazione lineare è esattamente preservata dalla corrispondenza che abbiamo visto, vi ricordate il conto che abbiamo fatto prima, a questo insieme di equazioni corrisponde esattamente questo insieme di equazioni qua. Cioè la stessa matrice per I uguale 0, questo I vettore di funzioni complesse. Perché questo? Cerco di spiegarvelo, diciamo, in un caso specifico. Immaginate che per uno dei nodi della rete noi scriviamo I con 1 di T
più i con 2 di t meno i con 3 di t uguale 0. Sto facendo un esempio a caso, ok? Che cosa succede se io trasformo ciascuna funzione con la sua funzione complessa del tempo? Beh, semplicemente scriverò i con 1 segnato di t più i con 2 segnato di t meno i con 3 segnato di t uguale 0. Perché a combinazioni lineari corrispondono esattamente le stesse combinazioni lineari delle funzioni complesse del tempo. Quindi a combinazioni lineari sinusoidi corrispondono stesse combinazioni delle funzioni complesse del tempo. Vedete, con gli stessi coefficienti. Quindi al prodotto A per I uguale 0 di sinusoidi corrisponde il prodotto A, la stessa matrice, perché sono gli stessi coefficienti, per il vettore I segnato uguale 0. Chiaro? Perché il motivo, lo ripeto, diciamo un po' più rigoroso, è che l'operazione di combinazione lineare viene esattamente preservata nella corrispondenza. Con lo stesso tipo di ragionamento, chiaramente arrivo a dire questo. Vabbè, è la stessa identica cosa per le leggi di conformazione. Quello a cui dobbiamo prestare attenzione sono le caratteristiche, perché lì subentrano delle differenze significative. E infatti, vedete, qui sono coinvolte delle derivate su cui chiaramente c'è da fare l'operazione di algebrizzazione che abbiamo prima discusso ampiamente. Ovvero, a questa espressione m1 per di in dt, che cosa corrisponderà? Corrisponderà j omega m1 per i. Li trovate? Al posto della derivata ci ho messo j omega, e poi la moltiplicazione per m1 rimane inalterata per lo stesso motivo visto prima. Chiaro? Bene. Più m0 per i, il prodotto per matrice rimane tale e quale. Ok? Più, continuo qui, j omega n1 per d, stessa operazione sulle tensioni, più n0 per d uguale b. Ok, qui posso ancora lavorare, perché a questo punto, avendo algebrizzato la derivata, qui posso mettere in evidenza. Qui posso mettere in evidenza i, lì posso mettere in evidenza b. Quindi in particolare ho m0 più j omega m1 per i t più m0 più j omega m1 per v t uguale b. Ho riscritto questo, quindi il modello è 1, 2, 3, ok? Posso chiamare m questa quantità, n questa quantità, un'unica matrice complessa, questa è un'unica matrice complessa, la chiamo m, e così è l'altra, e quindi scriverò, cancello questa, la riscrivo qui sopra, così ho il modello matematico messo, m per i segnato di t più n per v segnato di t uguale b segnato di t. Ok? M e n sono definite qua. Allora, il modello matematico è questo qua. Questo è un passaggio intermedio. Questo. Che cosa ho scritto alla lavagna? Ho scritto un modello matematico, quello lì sulla destra, no? Sto dicendo quello fino a qui, queste tre statuazioni, questo qua cerchiamo di fare, ok? Questo qui sopra. Cerchiamo di interpretare. Allora, io ho una prima parte delle equazioni, che sono le leggi di Kirchhoff, con le matrici A e B, che sono le stesse matrici di partenza. Le matrici A e B, ricorderete, descrivono la tipologia del circuito, cioè le proprietà di interconnessione fra i vari lati e nodi. Quindi io qui sulla destra sto considerando un circuito
che ha la stessa topologia di quello di partenza. No, le matrici Ebbi sono le stesse. Quindi c'è lo stesso numero di bipoli, tanto per dire, collegati allo stesso identico modo. Quali sono le differenze sostanziali? La prima differenza è che invece di avere funzioni sinusoidali ho funzioni complesse del tempo. Quindi la generica corrente, tanto per dire, invece di essere una sinusoide sarà una funzione complessa del tempo secondo quella corrispondenza che ben conosciamo. La seconda e fondamentale differenza è che mentre questo è un modello matematico differenziale, quindi ci sono le equazioni differenziali come abbiamo imparato a nostre spese risolvendo la carica e la scarica e il condensato, tanto per dire, questo è un circuito statico. Se ci pensate, quella relazione caratteristica lì è esattamente analoga a quella che si avrebbe in una rete con soli resistori. Se ci pensate, le caratteristiche del caso di una rete lineare statica sono m per i più n per b uguale b. Esattamente quello che sta scritto davanti. Qual è la differenza? La differenza è che dentro m e n ci sono dei numeri complessi. Quindi già intravediamo che noi possiamo risolvere un circuito statico, algebrico, purché abbiamo nelle caratteristiche degli opportuni numeri complessi. Questo è l'obiettivo a cui stiamo puntando. Dirò di più. Possiamo addirittura ancora semplificarci la vita grazie ad un'osservazione che possiamo fare proprio su questo modello matematico. Allora, torniamo qui. Per come io ho definito questa corrispondenza, io ho un fattore radical 2 che è comune a tutti quanti questi termini, perché semplicemente ho scelto di usare i valori efficaci anziché i valori massimi, è un fatto convenzionale. Quindi il fattore radical 2 può essere messo in comune a tutti quanti, per motivi di scelta mia, diciamo, di come ho descritto queste funzioni. Ma c'è un altro fattore che io posso mettere in comune fra tutte quante le grandezze che sono elencate lì nel vettore. Lo vedete? Qualcuno mi si propone? È elevato a g omega t. Quando io vado a usare la proprietà degli esponenziali, io qua posso scrivere questo esponenziale come il prodotto di due esponenziali elevato a g omega t per elevato a g alfa. Questo fattore elevato a g omega t è comune a tutti, e il motivo qui, questa volta, non è una scelta mia, ma è legato al fatto che sto considerando una rete a regime sinusoidale, in cui cioè tutte le sinusoidi hanno la stessa frequenza, cioè la stessa pulsazione. Quindi tutte le grandezze avranno un fattore elevato a g omega t uguale per tutti, perché tutti hanno la stessa pulsazione. Quindi poiché sto studiando una rete a regime sinusoidale, con tutte le, quindi, le sinusoidi isofrequenziali, questo fattore elevato a g omega t è comune a tutti quanti. E qui rimarrà quindi i con 1 elevato a g alfa 1, i con 2 elevato a g alfa 2 e così via. Che fine fa questo fattore comune nelle varie equazioni? Allora, vediamo. Allora, nella prima equazione esso si può semplificare con 0, lo vedete? Poiché io ho qui matrice per questo vettore, se questo vettore ha questo fattore comune posso portare fuori tutto e semplificarlo con 0. Vi trovate? Quindi qui viene semplificato. Analogo discorso qui può essere semplificato con 0 mettendo in evidenza eccetera. Che posso dire qua? Allora, in questo primo pezzo lo metto in evidenza, in questo secondo pezzo lo metto in evidenza. Al secondo membro che cosa c'ho? Ricordiamoci, al secondo membro c'ho le tensioni e le correnti erogate dai generatori. Anche quelli sono sinusoidi alla stessa pulsazione. Quindi anche quelli conterranno al loro interno lo stesso identico fattore, sempre perché la rete ha regime sinusoidale. Quindi anche su questa terza equazione posso semplificare il fattore comune radical 2 elevato a g omega t. Qui lo semplifico con 0, qui lo semplifico perché c'è uguale al primo e secondo membro. Quindi, alla fine, io faccio, alla fin fine, una corrispondenza
ancora più semplice di quella che ho fatto fino ad ora, perché alla generica sinusoide di t, radical 2 a seno di omega t più alfa, poiché posso semplificare questo fattore comune, io posso far corrispondere non già una funzione complessa del tempo, come ho fatto fino ad ora, ma addirittura un numero complesso che ha, lo indico così, senza dipendenza temporale, che ha per modulo il valore efficace e per argomento la fase della sinusoide. Vedete, se ci pensate, io qui che sto dicendo, a questa sinusoide faccio corrispondere questo numero complesso, perché questo pezzo qua l'ho semplificato. Quindi, in generale, a questa sinusoide faccio corrispondere questo numero complesso. Questo numero complesso si chiama fasore. Quindi, i fasori sono dei numeri complessi che rappresentano le sinusoidi secondo questa corrispondenza. Ad ogni sinusoide farò corrispondere un fasore, e poi chiaramente posso passare, diciamo, al contrario, con questa semplice A di T, pari al coefficiente dell'immaginario del fasore per questo fattore comune radical 2 elevato a g omega t, che ho semplificato per passare indietro della corrispondenza chiaramente. Cioè, partire dal fasore, ricostruisco la funzione complessa del tempo, faccio il coefficiente immaginario e trovo la sinusoide. Quindi, la possibilità di introdurre i fasori si basa sostanzialmente su queste due ipotesi: rete a regime sinusoidale, per cui il fattore elevato a g omega t è comune a tutti, e il modello matematico, che è quello che conosciamo. Cioè, se il modello matematico, per ipotesi assurda, fosse differente da quello che noi conosciamo, potrebbe non essere possibile semplificare il fattore elevato a g omega t. Per i circuiti è possibile, magari per altre situazioni fisiche non lo è, ma per i circuiti è possibile. E quindi ci prendiamo questa possibilità stabilendo questa corrispondenza semplificata fra sinusoidi e numeri complessi, quindi non più funzioni complesse del tempo, ma numeri complessi. Quello che vedete è un numero complesso a quel punto, non c'è più dipendenza temporale, è un numero complesso. Quindi, riassumendo questi ragionamenti che abbiamo fatto, possiamo dire che, applicando il metodo simbolico e facendo queste osservazioni che abbiamo ora svolto, possiamo dire che per risolvere un circuito a regime sinusoidale possiamo considerare un circuito equivalente a quello di partenza ai soli fini del calcolo del regime sinusoidale fatto in questo modo: con la topologia inalterata, con ciascuna grandezza sinusoidale sostituita dal rispettivo fasore e con le caratteristiche dei bipoli algebrizzate con i numeri complessi. Ok? Quello che quindi dobbiamo adesso vedere, vabbè, cominciamo ora, poi faremo un po' di pausa, è cosa accade con questa procedura delle caratteristiche dei bipoli che conosciamo, per capire come esse si trasformano in termini di questi numeri complessi. Qui l'abbiamo visto in generale, adesso lo vediamo in particolare, caso per caso, cosa diventa ciascun bipolo con l'introduzione dei fasori. Ok? Così avremo il quadro complessivo. Questo è il quadro generale, adesso andiamo in particolare caso per caso. Chiaro quindi? Mi state seguendo tutti quanti? Benissimo, allora procediamo. Vado qui. Allora, cominciamo dal resistore. Nel caso del resistore, noi ben sappiamo che con quella scelta di riferimenti, il legame caratteristico, la caratteristica che lega tensione e corrente è questa semplice qui che conosciamo. Allora, se io adesso considero non le funzioni sinusoidali del tempo,
ma i fasori, cioè questi numeri complessi che abbiamo ora introdotto, come essi saranno legati? Beh, poiché c'è di mezzo una semplice proporzionalità che viene preservata dalla trasformazione del metodo simbolico, io ho semplicemente questo. Mi trovate? Quindi io scopro che i numeri complessi, fasori, V con R e I con R, sono semplicemente proporzionali tramite il fattore R. Quindi se io volessi rappresentare questi fasori nel piano di Gauss, lo posso fare, sono numeri complessi, no? Quindi sono delle frecce nel piano complesso. Quindi immaginate, li applico qui nell'origine, per esempio questa è parte reale, coefficiente dell'immaginario. Se questa è la corrente, I con R, il fasore di corrente I con R, quindi il piano complesso è rappresentato da una freccia, ok? Perché è un numero complesso. Il fasore V con R sarà adesso proporzionale e quindi sarà scalato, che ne so, magari così, V con R, tramite il fattore R. Quindi sarà allineato con esso. Se lo vedessi in termini di sinusoidi, troverei le sinusoidi che sono in fase. Se pensate a quello che abbiamo definito in termini di sinusoidi, poiché sono proporzionali, si sono in fase. Bene, che cosa succede invece se io considero un induttore? V con L, I con L, questa è la distanza L. Allora, in termini di funzioni del tempo, cioè le sinusoidi, io scriverò questo, no? Che cosa scriverò quindi in termini di fasori? Il fasore V con L è uguale al fasore I con L L e poi alla derivata corrisponde la moltiplicazione per geometria C omega. Se io volessi rappresentare nel piano di Gauss questa situazione, che cosa avrei? Avrei questo. Se questo è il fasore di corrente I con L, questi diagrammi che faccio qui con queste frecce in piano di Gauss si chiamano anche diagrammi fasoriali, sono i diagrammi che rappresentano le relazioni che ci sono fra i fasori del circuito, diagrammi fasoriali. Allora dicevo, se quella è I con L, com'è fatta V con L? Allora avrà un modulo che sarà omega L per I con L, per il modulo di Gauss. Se faccio il modulo di primo e secondo membro, se io faccio la fase, che cosa viene? La fase del primo membro è uguale alla fase del secondo membro, ovvero la fase di con L più la fase di questo. Ricordate, diciamo, le proprietà dei numeri complessi, quando faccio il prodotto dei numeri complessi le fasi si sommano. Quanto vale la fase di G? Vale pi greca mezzi, l'abbiamo detto prima. G uguale L elevato a G pi greca mezzi. Quindi significa che V con L, il fasore V con L, è sfasato di pi greca mezzi, 90 gradi, rispetto ai con L. In maniera tale che V con L è in anticipo rispetto alla corrente I con L di 90 gradi, ovvero la corrente nell'induttore è in ritardo di 90 gradi rispetto alla tensione, si può dire entrambi. Graficamente, questo, assumendo il verso antiorario come positivo per gli angoli, come normalmente si fa, questa è la situazione, questo è l'angolo pi greca mezzi, anche se non si vede, diciamo, nelle mie intenzioni era il pi greca mezzi. E questo è V con L. Quindi la lunghezza della freccia è pari a omega L per la lunghezza di I con L. L'angolo è sfasato di pi greca mezzi, secondo questo ragionamento. Ok? Allora, adesso vediamo il condensatore. Lo facciamo sulla prova.
condensatore. Con C, capace il condensatore. Quando io faccio la trasformazione in termini fasoriali, che cosa ho? Ho che il fasore I con C è pari a il fasore V con C per C, la capacità, ancora per J omega. Ho applicato lo stesso ragionamento di prima, ovvero posso scrivere anche così, V con C uguale a, invertendo questa relazione, lo posso fare perché adesso è algebrica, posso scrivere I con C diviso J omega C, ho diviso, ovvero al posto di 1 su J ci posso mettere meno J. Lo faccio vedere qui, che sto ambulando. 1 su J uguale, moltiplicando prima il numeratore e il denominatore per J, abbiamo J diviso J al quadrato. J al quadrato fa meno 1, meno J. Quindi al posto di 1 su J ci posso mettere meno J. Quindi al posto di 1 su J ci metto meno J. È un passaggetto... Ma vi sarà chiaro, penso, tra poco. Se volessi rappresentare in termini di diagrammi fasoriali questa situazione, otterrei questo reale immaginario, sempre il piano di Gauss. Questa volta, dualmente, se io chiamo I con C la corrente del condensatore, la tensione sul condensatore è sfasata di 90 gradi ancora, ma dall'altra parte. Quindi questo è ancora pi greca mezzi. Lo sfasamento è ancora pi greca mezzi, ma nel condensatore è la corrente ad essere in anticipo rispetto alla tensione, è giusto il contrario di tutto. Quindi lo sfasamento è pi greca mezzi, però nel verso opposto. Quindi vedete, va, si commenta. Quindi se io considero in generale un dipolo in cui qua dentro ci può essere o un resistore, o un condensatore, o un induttore, uno di questi tre, e chiamo V e I, la tensione e la corrente che interessano questo bipolo, in cui dentro, ripeto, ci può essere o un induttore, o un condensatore, o un resistore, in generale, fra tensione e corrente in termini fasoriali, cioè una volta che ho fatto la trasformazione in termini fasori, c'è di mezzo, vedete, in tutti e tre i casi, un fattore di proporzionalità che chiamo Z, detto impedenza del dipolo. Quindi l'impedenza del dipolo, per definizione, è il rapporto fra il fasore di tensione e il fasore di corrente. Stiamo parlando di un dipolo, resistore, induttore o condensatore, uno di questi tre. Poi andremo avanti un attimo, però stiamo parlando di uno di questi tre. L'impedenza, nel caso del resistore, è pari proprio a R, vedete? Lo scrivo qua direttamente. Impedenza del resistore pari proprio a R. Il rapporto che c'è fra i fasori, no? È pari proprio a R. Qui l'impedenza dell'induttore, la chiamo Z con L, è pari a J omega L. La quantità omega per L qualche volta si indica con X, con L, si chiama reattanza. Questa si chiama impedenza. Questa chiama... scriviamo, va. Allora, Z si chiama impedenza. Z è impedenza. Questa si chiama, questa quantità X con L si chiama reattanza. Sarebbe omega per L. E l'impedenza Z con L è pari a J per X con L, J per la realtà. E qui in questo caso l'impedenza del condensatore, ecco perché l'avevo messo in questa forma, adesso lo vedete, è pari a meno J diviso omega C, meno J X con C, parlando appunto di reattanza.
l'inverso dell'impedenza, normalmente si indica con Y, si chiama ammettenza. Allora, questa è solo una definizione. È facile vedere, cioè è facile convincersi del fatto che l'impedenza come unità di misura ammette gli ohm, perché è un rapporto fra una tensione e una corrente. Quindi, riassumendo quello che abbiamo detto, per risolvere una rete a regime sinusoidale, io posso lavorare in questo modo. Parto dalla mia rete di partenza. Considero una rete equivalente che abbia la stessa topologia di quella di partenza, in cui ciascuna grandezza è sostituita dal rispettivo fasore, quindi tutte le tensioni e tutte le correnti diventano fasori, e ciascun dipolo è sostituito dalla rispettiva impedenza, secondo la regola che abbiamo ora stabilito. Quindi questo che sta scritto qua è, diciamo, la generalizzazione di questi casi particolari che abbiamo visto. Quello che ne viene fuori, questo circuito equivalente che ne viene fuori, è intanto equivalente solo ai fini del calcolo dei regimi sinusoidali. Quindi non vale se io voglio trovare il transitorio, vale solo se voglio la situazione di regime sinusoidale. Ed è un circuito statico, per il quale si applicano tutte quante le regole dei circuiti statici. È come se fosse un circuito fatto di soli resistori, per capirci, in cui invece delle resistenze abbiamo le impedenze, detto in termini molto molto banali. Quindi quasi tutto quello che abbiamo detto per i circuiti statici resistivi vale anche in questo caso, purché consideriamo le impedenze invece delle resistenze sostanzialmente. Quindi, per esempio, possiamo applicare i teoremi di Thevenin di Norton, possiamo applicare la sovrapposizione, possiamo fare le potenziali nodali, le correnti di Mann. Esattamente tutto quello che abbiamo già fatto sui resistori può essere replicato paro paro qui, tranne una cosa. C'è una sottigliezza da dare. Il risultato che non vale in questo contesto è il teorema di non amplificazione. Quelli non valgono, perché se ci pensate, i teoremi di non amplificazione usano in maniera esplicita la definizione di passività per i bipoli statici, che non vale per i bipoli dinamici. Vi ricordate, in bipoli dinamici la passività non si vede sulla potenza, ma si vede sull'energia, quindi cambia. Quindi anche qui, poiché ci sono dei bipoli dinamici di mezzo in questo caso, la non amplificazione non vale. Il resto vale tutto. Per esempio, se io ho due bipoli in serie, potrò sostituirli con un unico bipolo con l'impedenza pari alla somma delle impedenze. Se ho due bipoli in parallelo, potrò sostituirli con un unico bipolo, l'impedenza pari a Z1 per Z2 diviso Z1 più Z2. Le stesse identiche regole viste per i resistori valgono anche qui, purché parliamo di impedenza. Chiaro? Li avete seguiti tutti quanti? Vabbè, allora facciamo un po' di pausa e riprendiamo fra qualche minuto per